Oh mio Dio, che cosa sto vedendo? Sì, praticamente dovremmo arrivare a quasi 2 milioni di oro, boh, così. Scambio illegale di Lene, perfetto. Siamo già a 1.100.000 quasi, raga. Signori, buongiorno a tutti e bentornati in questo nuovo video di Heyday. Oggi, ragazzi, portiamo veramente l'idea più assurda che io abbia mai portato su sto gioco. Premessa, quello che farò oggi, ragazzi, è veramente difficile da replicare ed è possibile solo grazie al player che vedremo oggi. Quindi metto le mani avanti, lo ringrazio. Adesso tra poco vi mostrerò chi è, ma mi rendo conto che questa per un player normale sia una cosa veramente impossibile da fare. Quindi ci tengo a ringraziarlo e sottolineo che tutta questa cosa, ragazzi, è fatta per portarvi un contenuto assurdo. Allora, se andiamo nel negozio, nelle decorazioni per la precisione, esiste una statua, ovvero questa, che si chiama Giro in bicicletta. È una decorazione premium che costa 1 milione di euro. Ebbene, e se vi dicessi che oggi la andrò a prendere totalmente a gratis, perché questo giocatore ha deciso di regalarmela, letteralmente. Come è possibile fare ciò? Ve lo mostro tra poco. Vi dico solamente che in questo momento, a differenza di tutti gli altri video, praticamente non siamo in stream. La prima cosa che devo fare è andare qui nel mio granaio e vendere un po' di roba. Vendo magari un po' di oggetti che non utilizzo per cercare di fare più spazio possibile. Tanto magari vendo un po' di anelli, magari vendo un po' di lingotti. E già vediamo, ragazzi, che c'è qualcuno che li sta acquistando. Lo riconoscete? È lui, il player di livello 100, che tra parentesi ormai è di livello 101, ma questi sono dettagli. Mentre io faccio un po' di posto, vi ricordo, ragazzi, di mettere un bel pollicione in su al video, l'iscrizione al canale per altri contenuti come questo e in fondo allo shop di inserire il codice FR. Facile, veloce da inserire e mi potete supportare. Mi raccomando, ragazzi, fatelo. Vendiamo anche un po' di pane. Sai cosa sarebbe il top del top per avere un po' più di spazio? Magari riesco a potenziarmi il magazzino. Vediamo un po'. Mi servono giusto 2 assi di legno. Infatti, non mi sbagliavo. Giusto 2 assi di legno. Perfetto. Allora, vado qua dal mio carissimo amico, che lui le statue, da parentesi, ce le ha tutte, ovviamente. Manco a farlo, cioè, manco da dire. E già qua vediamo che ci sta qualcosa, ragazzi. Ci torniamo tra un secondo. Andiamo a potenziare al volissimo il magazzino. Ok. La capienza, che poi lo continuo a chiamare magazzino, ma il nome corretto è granaio, vabbè. La capienza è di 775 e noi abbiamo 491 posti occupati, quindi diciamo che un po' di posto c'è adesso. Andiamo di nuovo dal nostro carissimo Mystic. E ragazzi, oh mio Dio, Che cosa sto vedendo? A parte che sono già 908.000 solo per la roba che ho venduto. Sì, praticamente dovremmo arrivare a quasi 2 milioni di euro, boh, così. E cosa bisogna fare adesso, raga? Inizio a comprare tutti questi anelli. Guardate che roba. E poi devo andare giustamente nella mia fattoria e mettere tutto quanto in vendita. Ok, tra l'altro devo essere anche abbastanza metodico e non sbagliare le cifre, se no poi rischio di, insomma, metterci più tempo del dovuto. E soprattutto devo stare attento al fatto che magari qualcun altro possa arrivare e magari comprare al posto suo. Questa cosa qua devo starci molto molto attento. Per questa ragione stiamo facendo tutto quanto off stream e anche con una certa fretta, perché non vogliamo proprio che si venga a sapere di questo scambio illegale di anelli. Perfetto. Siamo già a 1.100.000 quasi, raga. Vado, che roba broken veramente. Ok, ritorniamo da lui. Ta 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 ta. Ma assurdo. Ok, ripartiamo con la seconda vendita, ragazzi. Ci faccio la screen. 213 anelli. Non so se vi rendete conto quanti sono 213 anelli. Va bene, andiamo a rivendere tutto molto rapidamente. Ok, c'è circa un guadagno di 8.143 ogni vendita. Proprio, ecco qua ho sbagliato ad esempio. A poco importa, nel senso, basta poi riciclarseli tutti. Ok, e ripartiamo. Ok, è sconsigliato in questo caso usare la funzione pubblicizza, diciamo così. Pam pam pam. Ok, ce ne stanno ancora 2 se vuoi. Ok, torno di nuovo dallo zio, che tra l'altro ha la scritta no buy nel nome, non comprare. Ok, perfetto. Top. Che vado a rivendere. Altra tranche, ragazzi, folle. Io ero già stato cariato su sto gioco, ma così, ragazzi, proprio mai, mai, non mi era mai capitato così tanto. Praticamente ogni ciclo di anelli c'è tipo un 160, 170. Ecco, lì ho venduto pure un po' di viti che non dovevo vendere. Comprale pure se vuoi. Sì, 160, 170.000, una roba del genere. Torniamo a comprare. Pam, 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 pam. Ok. Andiamo a vendere. A sto giro, ragazzi, dovremmo fare il 1.500.000. Anzi,
molto più che il 1,5 milioni. Ok, andiamo a riscuotere. Guardate come aumenta l'oro, ragazzi. Oh mio Dio. 1,5 milioni abbondantissimo. Andiamo a fare un'altra bella tranche. Ok. Boh, non ne ho più. Ok, andiamo a comprare. Perfetto. Adesso andiamo a rivendere. È tutto così, ragazzi. Ok, 1,6 milioni. 1,7 milioni. Ricompriamo tutto. Rivendiamo tutto. Ok, arriviamo a 1,8 milioni. Ricompriamo ancora. Rivendiamo ancora. Ok, 1,9 milioni. 2 milioni, signori. Vabbè, adesso vendiamo ancora sta robetta qua. Controlliamo giusto che non mi abbia messo in vendita dell'altra roba. Ah no, ok, me ne aveva messo in vendita degli altri. Perfetto. Ma qua sta continuando a metterne in vendita. Andiamo oltre, non ho capito. Che mi pare? Allora, rimettiamo in vendita questi 160 anelli. Boh, 2,1 milioni. Ormai li abbiamo sforato di brutto. Ok, in meta non c'è più niente. Qua le ultime due le abbiamo venduti. Allora, arriviamo ancora a 2,2 milioni. Mi sa che andiamo anche a sforare un po' oggi alla fine. Ma adesso la grande domanda: dove li mettiamo? Cioè, dove li mettiamo? Dove la mettiamo, la statua? Io, senza sapere né leggere né scrivere, la piazzerei tipo per qua. Una roba del genere? Più o meno. La potrei mettere proprio qua a fianco a casa. Allora, facciamo una cosa, la inizio a piazzare. Così. Mamma mia, ragazzi. È partito 1 milione così senza neanche accorgersene. Però, tipo, io la posso mettere qua. Qua ci starebbe anche bene. E allora io ne approfitto e da qui riparto. Facciamo che togliere anche questi a sto punto. Ok, con la serie di muretti. Tra l'altro qua raccolgo 2 mele. Raccogliamoci anche magari le ciliegie, il cacao. E vi sa, ragazzi, che a sto punto ne approfittiamo proprio fino alla fine. Andiamo a raccogliere anche il caffè e lo rivendiamo, perché qui guardate quanto caffè che c'è. Ti piace dove l'ho messa la statua, Dani? Va bene lì, dici che ci sta? C'era giusto quel buchino lì libero, dai. Va bene, va bene. Allora mi metto a raccogliere un po' di questo fieno qui. Metto a fare anch'io un po' di fieno. Ok, raccogliamo. Andiamo a fare il pane a manetta. Collana, andiamo ai lingotti e ci pigliamo il miele. Se mi dai una mano al fast a concludere la barca sarebbe top. Mi servirebbero 4, 8, 16, no 12 biscotti, 4 marmellate mirtilli, 24 succhi alla carota. Nel frattempo finiamo di raccogliere tutto quanto qua. Tutto qua, anche il popcorn al cioccolato. Tra l'altro questo ne rimettiamo a fare altro. Intanto qua cominciamo a raccogliere il grano. Ok, andiamo a fare un po' di mazzi di grano. Ok, ma soprattutto ti metto gli aiuti se vuoi andare a aiutarmi a ripiantare gli alberi. Idem col cacao. Ok, raccogliamo anche tutte le torte qui, le marmellate qui. Ah, tra l'altro oggi c'è pure il boost, la macchina da cucire. Comunque, signori, a questo punto io mi metto a raccogliere tutto quanto il caffè. Faccio ovviamente uno stacco, perché il problema qual è? Che il caffè va sia raccolto tutto e poi in teoria va anche fatto rigenerare con un amico, quindi a voglia. Qua ce ne sarà. Però sicuramente ci faremo parecchio oro, perché guardate quanto caffè c'ho di nuovo. Signori, voilà, questo è il risultato. Come potete vedere abbiamo prosciugato praticamente tutto. Adesso vado a vendere gli ultimi chicchi di caffè. Poi credo proprio che diamo un'occhiata rapidissima a le due o tre cosette al di fuori del villaggio. Allora, mettiamo a fare un po' di grano. Ok, diamo un'occhiata fast, a proposito di grano, qui alla città. Ok, diamo da mangiare alla giraffa. Sì, voilà. La giraffa ci dovrebbe dare l'XP, no? Sta mangiando, vabbè. Hai mica delle TNT e delle dinamiti? Ok, ecco qua l'esperienza. Allora, raccogliamo tutte quante le ricompense qua dal villaggio. Perfetto. Iniziamo a spedire tutti quanti. Bed and breakfast, trattoria, negozio. Bed and breakfast. Negozio di alimentari. Questa che cacchio vuole? Niente, questa qua sto qua impalata. Cinema, negozio di alimentari, lamponi. Qua c'è il pane integrale, chiediamo aiuto. Qua chiediamo aiuto per il pesce. Qua pizza, chiediamo aiuto. Qua torte e cioccolato. Qua caffè latte, chiediamo aiuto. Muffin, succo alla mela. Chiediamo aiuto anche qua, ragazzi. Ok, guarda qua, tutto perfetto. Succo alla mela, perfetto, ce l'abbiamo. E la TNT e la dinamite la usiamo qua. Ok, almeno abbiamo pulito tutto quanta l'area dello zoo. Con questa cosa qua abbiamo finito. Vediamo il volo la contrada. Allora, raggiungi una trattoria. Completa ordini, completa richieste, punti rossi. Allora, ci serve una trattoria nelle vicinanze. Allora, mi serve della pancetta che non ho, però posso raccoglierla dai maiali. Eccola qua, infatti. Ah, e oltretutto, a proposito di pancette, io posso prendere l'esperienza anche qua dagli animali. Ok, facciamo così. Ok, facciamo così. Ok, facciamo così. Ok, facciamo così. Pancetta, top. Giriamo magari la ruota. 7, un altro giro. Vediamo anche poi al volo che missioni ci sono da fare. Un bel 9. Cattura dei pesci. Completa gli ordini nel furgone. Nutri animali. Ok, andiamo qua.
Pigliamoci la Benz. No, non c'è ancora. Ma dimmi te. Andiamo qua dal pancake. Completiamo la roba del pancake. Ok. Andiamo dal mulino. Perfetto, completiamo questa. Andiamo qua dal cacao. Completiamo questo. Andiamo qua dal grano. Tanto nel frattempo che le missioni le stiamo facendo. Raccogliamo punti rossi. Ok. Andiamo qui. Ok. E siamo senza benzina. Va bene. Dicevamo missioni. Tanto manca poco. Cattura dei pesci. E completa dei furgoni. Vabbè, mi sembra easy questa da fare. Completiamo subito un furgone. Ok. Facciamo qua. Così, facciamo così. Barchettina tattica. Allora, le... Ah, cavolo, le reti sono ancora posate per un po'. Niente, allora. L'unica soluzione che abbiamo è fare dei furgoni. Allora, mi servirebbero delle patate e del grano e del latte. Ne hai già in vendita, posso comprare quelle. Ok, patate, le pannocchie. Non ce le hai il latte? Ok, mi servirebbe latte e... Ok, e le pannocchie. E pannocchie ce ne vorranno ancora, lo dico già. Pannocchie me ne chiede. È ancora 40. Già che ci sei, ti rubo anche un po' di carbone raffinato e dei lingotti d'argento. Ok, qua consegniamo un braccialetto. Piazziamo un po' di grano. Completiamo un altro furgoncino. Se c'hai anche delle canne da zucchero sarebbe il top. Ah, tra l'altro abbiamo il fantomatico giro della ruota da fare. Vediamo un po' oggi come va. Riusciremo mai a fare i 3 jetpack? Jackpot, ragazzi. Ok, un anello. Come se oggi non avessimo visti abbastanza. Ok, braccialetto. 2 pizze, 2 formaggette di capra, 2 pancake. Ok, possiamo girare la ruota nel frattempo. Speriamo che a sto giro basti. La benza mi deve dare un 9, però, please. Oh, yes. Che fortuna. Quindi mi basta andare qui. Dovrei aver finito tutte le missioni. Ok. Oppure la cassa extra, top. Completiamo. E da qui riportiamo la situazione. No. Ma come sono scappati? Sono scappati tutti gli animali? Ma mi prendi in giro? Sì, ma non ce la si può fare, ragazzi, così. Ah, guarda però che botta, qua ce ne stanno 2 di animali insieme. Ok, ce ne stanno 2, ma me ne ha caricato solamente 1. Ma che fregatura. Niente, ragazzi, mi ha scammato duramente. Perfetto. Ah no, ho fatto limite 82. Niente, allora sono a ciò. Va bene così, stop. Tranquillo, tranquillo, easy. Va bene. E direi, ragazzi, che siamo giunti al termine con questa statua assurda. Sarà un flex allucinante per i prossimi video, sempre lì. E la cosa assurda è che ne arriveranno poi altre, ragazzi. Ne esistono veramente un boato. Però dai, insomma, per oggi siamo giunti al termine. Vi ringrazio per la visione, ci becchiamo alla prossima. Un saluto a tutti e ciao belli.